La pazienza o l'esperienza? Prima di fare una cosa in credenza e di giudicare a mezza mensa, invece di dare una falsa sentenza, gli è meglio ci la cosa prima si pensa. Di fatto, per capire la differenza, sta che ammette tutta la scienza, ricorre pure la conoscenza, proprio per fare una cosa di coscienza. Stu fatto, nessuno su pensa, che già vuole tanta intelligenza per capire la giusta differenza, sopra stu problema de grande senza. La pazienza s'acquista con l'esperienza? O l'esperienza s'acquista con la pazienza? Domo, pur citino competenza, che una certa intelligenza, a cercare la differenza, da capuzza si crea la fumolenza. Sta fumolenza a me mi sta da sofferenza, perciò non è che ancora la partenza, e non posso dare la giusta sentenza. Vecchia, che non già vesta l'esperienza, manca l'intelligenza, e tanto meno la conoscenza, insomma, tutta la scienza. Pure ci tiene tanta conoscenza, pure ci si nata a potenza, oppure da chi di quarta di cosenza, gli è difficile capire la differenza. Insomma, vuol dire che in competenza, all'altro, ne si te danna ad essa. Gli usate sempre la giusta diffidenza, bacia stu problema de grande scienza. Gli è facile a parlare in credenza, ma io non ci parlo senza senso. E per diecimo, c'è l'esperienza, s'acquista con la pazienza, o la pazienza, s'acquista con l'esperienza. Mi dispiace, una volta è mezza, ma i tavoli ancora pazienza.